La nostra vacanza è iniziata con un viaggio in treno. Io, mia sorella Camilla e Katia abbiamo preso il treno per Firenze, dove abbiamo incontrato l'altra mia sorella, Ilaria. Insieme poi ci siamo dirette all'aeroporto di Pisa per prendere il volo per Palermo. Una volta atterrate abbiamo incontrato il fidanzato di mia sorella Ilaria, che ci ha accompagnate all'appartamento a Cefalù, dove abbiamo passato la notte. Dopo una colazione a base di specialità sicule, siamo andati al mare e abbiamo trascorso lì la mattinata e parte del pomeriggio. L'acqua era cristallina, meravigliosa, peccato che fosse freddissima. Katia non ha mai avuto problemi a fare il bagno, mentre io e le mie sorelle abbiamo avuto qualche difficoltà a entrare. Siamo riuscite a stare in acqua pochi secondi e in ogni caso siamo state orgogliose di essere riuscite a tuffarci. Il nostro primo bagno a maggio, che soddisfazione! Thank you.
L'assaggio della granita siciliana. Buona. Totalmente diversa da quella che mangiamo noi. Buonissima. Bravi siciliani. Corfù abbiamo anche scoperto un negozio di sandali artigianali. Praticamente era possibile scegliere il modello e il colore desiderato, misurare il piede e l'artigiano realizzava i sandali in 20 minuti e su misura. Bellissimo! La sera il ragazzo di mia sorella ci ha cucinato un'ottima cena di pesce e così abbiamo concluso la nostra prima giornata siciliana. Ah, questa vacanza? Questa vacanza, questa giornata intensa, ma bruciature. E all'inizio di una tradizione. Vai. E alla Sicilia. Cin cin. Cin cin. Dormiglioni, buongiorno dormiglioni, chi è la mia bimba? Ehi! E siamo a Mondello. Buongiorno! Allora, come abbiamo fatto io, Katia e la mia sorella Camilla a finire in un albergo di lusso da 200 euro a notte, nonostante avessimo prenotato un appartamentino con Airbnb? Perché c'è stata una sovrapposizione di prenotazioni e quindi la signora dell'appartamento aveva disponibile soltanto un appartamentino per due persone, dove sono andati l'altra mia sorella e il suo ragazzo. E quindi lei si è occupata di tutto, chiaramente essendoci stato un errore insomma da parte sua nelle prenotazioni, e ci ha trovato un'altra sistemazione, ha pagato chiaramente questa sistemazione per noi e siamo finite in questo albergo di fronte al mare, bellissimo, super chic, perlomeno per noi è super chic, e abbiamo dormito qui. Adesso raggiungiamo l'altra mia sorella perché il suo ragazzo è tornato via perché lavora e andiamo a fare colazione e poi andiamo al mare.
Che paura! Mitiche! La sera in taxi ci siamo spostati a Palermo, dove abbiamo cenato e ci siamo preparate per l'ultimo giorno della nostra vacanza. Prima sera a Palermo. Allora, sorella Ilaria, presentiamo alla fine del video. Intanto c'è il grand'angolo, quindi okay. Sei lontano. Sorellina Camilla. Piccola Katia. E stasera pesce, perché noi ci trattiamo bene. Il nostro tempo a Palermo era limitato perché nel pomeriggio avevamo il volo di ritorno, ma abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Per prima cosa abbiamo visitato la cattedrale e acquistato i biglietti per i tetti, le tombe reali, la cripta e i sotterranei. Poi abbiamo visitato il Palazzo dei Normanni con le sue installazioni di arte moderna e il meraviglioso giardino.
gli occhi. Una gradita sorpresa è stata la visita ad una piccola casa editrice che pubblica libri per bambini. Una prova. Dammi la mano. Le volte che io ti faccio così, chiudo la mano, tu apri la bocca. Proviamo, vediamo cosa puoi fare. Ok, adesso guarda lì. Ciao, ciao, ciao a tutti. Benvenuti. Per esempio, in questo modo. Benvenuti qui dentro la nostra casa editrice. Si chiama Idee Storte Paper. Facciamo albi illustrati e li disegniamo per tutti i bambini allegri come me. Grazie, ciao. Grazie, bellissimo. L'ultima tappa della nostra vacanza a Palermo è stato l'orto botanico. Qui, oltre ad ammirare la vegetazione presente all'interno dell'orto, che era meravigliosa e ci ha dato anche un po' di frescura dal sole caldo della Sicilia, abbiamo anche potuto ammirare il ficus, che affonda le sue radici nell'orto botanico addirittura da 170 anni. Guardando la mappa si nota un posto che è quasi sorpreso, vero? Ha 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 ha!